Sul luogo del delitto, come si dice oggi. Avevo fatto il morto oggi. Prima vittoria della Ternana con una Virtus Entella che abbiamo visto molto bene nei 20 minuti della ripresa. Non è la partita che volevamo fare, perché sapevamo che per loro era una settimana particolare, che quindi sarebbero anche partiti forte, però sapevamo che se potevamo portarli a risultato da nostra parte cercando di metterli in difficoltà, e invece siamo partiti malissimo, perché dopo un minuto siamo andati subito sotto, e nei momenti poi dove hai provato a ripartire hai avuto anche magari un po' la sfortuna di subire il secondo gol e poi dopo anche il terzo. Però non è una partita delle nostre come atteggiamento, come equilibrio, come distanze, perché va bene a qualità dello sviluppo, però deve portare a essere più pericolosi davanti e anche soffrire qualcosa in meno dietro. E invece non è andata così. La Ternana, mister, come l'ha vista? Se l'aspettava così oppure in funzione dei risultati molto peggio? Io ho detto che la Ternana non era una squadra morta, che ha delle ottime individualità, e si è visto anche oggi, e che in ogni caso magari non riusciva a fare 90 minuti con la stessa costanza, che però a sprazzi diventava una squadra pericolosa. Purtroppo in questo a sprazzi abbiamo preso sempre gol, e invece quando c'era da far male non ci siamo riusciti. Mister, indubbiamente il contraccolpo di un gol dopo 50 secondi all'inizio della partita si è fatto sentire, magari anche un pizzico di sfortuna quando a inizio ripresa la Virtus Entella ha avuto due grandi occasioni, soprattutto il palo esterno di Costa Ferrera, per poter accorciare il risultato e magari riaprire la partita con 45 minuti davanti. Sì, sicuramente un gol poteva darci la forza per prendere sicurezza. Però anche è vero che dopo, appena entrati in campo anche sul secondo tempo, dopo 15 secondi è concesso ugualmente un'altra palla gol alla Ternana. Insomma, non va bene. Capisco il primo tempo, ma il secondo tempo fa lo stesso errore. E poi dopo sì, magari in qualche episodio poteva andarci un po' meglio, ma anche in tanti altri episodi abbiamo fatto il tocco in più in area, abbiamo cercato quasi di entrare in porta con la palla, invece devi tirare, soprattutto quando mai ritrovi un campo che è un po' pesante. Ecco, 7 risultati utili consecutivi, lei aveva parlato di una partita molto difficile, di una Ternana viva, ma si aspettava che la striscia si interrompesse a Terni? Ogni partita ha delle difficoltà, dimostra sempre il campionato di B, basta vedere anche il Verona. E io, conoscendo i ragazzi che c'erano qua, sapevo che non ci avrebbero regalato niente, soprattutto dopo una settimana dove ci sono stati tanti incontri con i tifosi, tanti problemi, e noi invece siamo stati un po' più leggeri di tantissime altre volte. Mister.